leggende metropolitane, luoghi e misteri ad essi collegati. Sotto gentile concessione degli amministratori del sito Storie Inspiegabili, che trovate in descrizione in questo video, mi accingo a raccontarvi questa storia. Buon ascolto. In Italia ogni paese ha il suo fantasma e spesso lo propone come il più famoso di. E questo è il caso di Monte Sant'Angelo, un borgo arroccato sull'altopiano del Gargano, con lo spettro di Bianca Lancia. Che questo sia l'ombra più famosa della Puglia è opinabile, ma la sua storia è affascinante. Tra le stanze del castello di Monte Sant'Angelo sono custodite suggestive leggende che ci sono tramandate dal Medioevo fino ai giorni nostri. Questa rocca fu costruita dall'imperatore Federico II, che decise di farne dimora della sua amante, la contessa Bianca Lancia. Si narra che accadde durante un giro di ricognizione delle città del nord Italia, dove Federico II vide Bianca per la prima volta. La giovane era figlia di Bonifacio I d'Agliano e della nobile famiglia dei Lancia. Bianca era giovane e bellissima, tanto bella quanto innocente, raccontano le cronache, e fece perdere la testa al primo sguardo al grande imperatore, che però era già sposato con Yolanda di Brienne. Federico disse a Bianca di essere vedovo e la portò con sé nel regno di Sicilia, nel castello di Monte Sant'Angelo. Dopo la morte di Yolanda, Federico, dietro consiglio del Papa Gregorio IX, sposò Isabella d'Inghilterra per porre fine alla guerra con l'Inghilterra e nel corso degli anni, sebbene amasse solo Bianca, fu costretto a sposare altre donne per fini politici e la torre del castello per Bianca divenne una prigione, forse per la gelosia dell'imperatore, o forse per il suo desiderio di celare la relazione. Di preciso non si sa. Nella sua prigione dorata, la donna soffriva molto e, giunta al culmine della disperazione a causa della solitudine e della lontananza dell'amato e di una gravidanza particolarmente complicata, Bianca si sarebbe gettata dal torrione del castello e da quel giorno il suo fantasma si aggira malinconico per la rocca. Si dice che nelle stanze del castello si aggira una presenza dolce e gentile, ma molto triste, e che i suoi pianti disperati e i suoi lamenti si potrebbero udire anche all'esterno durante i mesi invernali. Cosa c'è di vero in tutta questa storia? Di preciso non si sa. Di sicuro la bella signora ha abitato anche sul Gargano, di fatto reclusa nel castello, ma padrona di diritto, poiché il feudo le era stato donato dal sovrano. Ma tante sono le testimonianze di racconti che si contraddicono. Per esempio, a Monte Sant'Angelo, nel punto dove la giovane si gettò, cresce una pianta selvatica del colore delle vesti che la giovane portava quella sera, quasi volesse segnare per sempre quel luogo. Altre leggende sostengono che il presunto suicidio sarebbe avvenuto in altri luoghi del Gargano, ma anche a Gioia del Colle si racconta del suicidio della giovane, sempre in un castello di Federico II. Di certo c'è la storia romantica e malinconica di un fantasma gentile in questa fortezza d'Auna.